The Banner Saga è il frutto del lavoro di tre ex dipendenti BioWare e rappresenta il ritorno di un genere a cui da tempo mancava un esponente di punta, ossia gli RPG tattici a turni. La storia è quella di un piccolo villaggio che si ritrova costretto a scappare dagli spietati Dredge, iniziando una lunga marcia verso la capitale del Regno degli Umani. Una lenta carovana che deve procedere suo malgrado il più velocemente possibile, composta sì da soldati, ma anche da donne, vecchi e bambini. The Banner Saga si svolge su tre piani registici che ne determinano il gameplay. Le schermate statiche di città e accampamenti, le battaglie disposte su una griglia isometrica e svolte turno dopo turno, e infine le strade che ci porteranno per le regioni dell'incantevole paesaggio. Quello che colpisce sempre di più andando avanti è la sensazione di profonda malinconia che attanaglia qualsiasi scelta compiuta. Non esistono bene e male, giusto o sbagliato, almeno non nei canoni che tutti potremmo immaginare. I dialoghi permettono sempre al giocatore una scelta più o meno influente sul corso degli eventi, che determinerà la forza dei guerrieri in campo e il morale di tutta la carovana. Ogni scelta potrà ad esempio privarci di importanti provvigioni, oppure sancire la morte di alcuni personaggi. Nonostante non esista una vera e propria morte permanente e i salvataggi solo automatici siano ben disposti lungo le circa 13 ore di gioco, in alcuni passaggi della trama scegliere rapidamente sarà davvero questione di vita o di morte. La fase gestionale della carovana si sovrappone al riposo presso gli accampamenti, durante il quale potremo gestire i nostri eroi nell'apposita tenda. In tutto, verso la fine del gioco ne avremo circa una quindicina tra cui scegliere, potendone schierare solamente 6 per battaglia. In ogni caso, più useremo alcuni personaggi, più storie sbloccheremo per ciascuno, rendendo necessario più di un playthrough per scoprire tutti i retroscena. Progredendo nelle battaglie e negli eventi, si guadagnerà una risorsa detta Renown, che permetterà sia di far progredire di livello gli eroi, sia di acquistare oggetti e provviste per la carovana. Bilanciarne l'utilizzo sarà quindi cruciale. Facendo avanzare di livello i combattenti, sarà possibile aumentarne le singole statistiche. Nello specifico, la forza conterà sia come punti ferita, sia come danno totale che un'unità potrà infliggere, quindi più un guerriero subirà danni, meno sarà utile per farne a sua volta. Il valore di armatura viene invece direttamente sottratto dal valore di forza nemico nel momento in cui un'unità subisce dei danni, ed è quindi molto importante per non soccombere. Un'altra statistica cruciale è la willpower. Grazie ad essa, durante i combattimenti potremo muoverci per più caselle, usare l'abilità dell'eroe o aggiungere più danni al colpo base. Quest'ultimo può invece essere portato o all'armatura del nemico o al suo valore di forza. Il risultato di un simile sistema è davvero peculiare, ma risulta a conti fatti una delle meccaniche più riuscite tra gli esponenti del genere. Gli oggetti acquistabili o conquistabili negli eventi di gioco aiuteranno i vari ruoli, aumentando le statistiche dei personaggi che li equipaggeranno e donando alla tattica prepartita un peso ancora più decisivo. Il combattimento tattico di The Banner Saga è a turni e basato su regole semplici ma fortemente vincolanti. Dall'inizio alla fine, l'unico scopo delle varie battaglie sarà lo sterminio del nemico, e non avremo grande varietà oltre alla disposizione manuale delle truppe a inizio battaglia. I terreni non offrono infatti coperture da sfruttare tatticamente. La battaglia si svolgerà un turno a testa tra le due fazioni, indipendentemente dal numero di personaggi sconfitti. Questo porta ad uno strano paradosso, ovvero che a lungo andare la fazione con meno truppe schierate avrà maggiori possibilità di successo, semplicemente perché toccherà più volte alle stesse unità indebolite nei turni precedenti. Per quanto la qualità della trama e le meccaniche di gioco siano di primo livello, The Banner Saga presenta anche qualche difetto, come la già citata mancanza di vera e propria varietà nei combattimenti, sopperita però dal geniale sistema tattico, e un certo distacco, forse troppo marcato, tra quello che succede nella carovana e tra i personaggi protagonisti. Dal punto di vista grafico, The Banner Saga colpisce prima di ogni cosa per il suo splendido art design, ispirato dai tratti dei grandi maestri del disegno della generazione pre-digitale. Gli incredibili e vasti panorami e le fluidissime animazioni completamente disegnate a mano mozzano il fiato, rievocando un immaginario fiabesco ormai dimenticato. Fin dalla schermata iniziale, i tratti semplici ma precisi immergono il giocatore in un universo di fiaba e leggenda, grazie a un'atmosfera molto rara da trovare in altre produzioni occidentali, che rievoca senza mezzi termini il Pantheon vichingo. Non ci resta da sperare che le vendite di The Banner Saga siano sufficienti per permettere ai tre sviluppatori indipendenti di continuare la loro incredibile epopea. Se siete in cerca di un degno gioco di ruolo, o semplicemente di un'avventura epica dai toni ruvidi e violenti, non andate oltre. Umani, Varl e Dredge vi aspettano in un mondo misterioso, fatto di battaglie a turni e speranze infrante, fino all'ultima stremante battaglia.